È vero che il disgusto è una disfunzione del piano emozionale inferiore, però prima o poi si condensa da qualche parte nel vostro corpo e vi crea un certo tipo di dolore. Questo dolore è interpretato dall'anima, non però con la nostra intelligenza, no, non col nostro modo di interpretare il mondo. Non funziona così, però un po' alla volta lo vedremo, come l'anima pensa e come l'anima prova emozioni. È tutto un altro mondo. È un altro mondo che ha ben poco a vedere con quello che noi viviamo durante la giornata, specialmente sul piano mentale. L'anima può vivere benissimo nel mentale senza mai usare uno schema di pensiero che noi usiamo nella vita di tutti i giorni. E di questo, un po' alla volta, questo è un insegnamento che potrebbe essere importante anche da adesso, cioè a partire da oggi, voi potreste nutrire questa consapevolezza che comunque durante la giornata molto spesso siete immersi in linee di pensiero che non portano a niente. Cogliete il paradosso? Dopo avervi detto che neanche un secondo viene perso, adesso vi dico che siete immersi in pensieri che non portano a niente. Fate da soli, abituatevi da soli a fare questi salti nel paradosso, e cioè da un certo punto di vista, avete capito, da un certo punto di vista tutto vi porta verso l'alto, ma da un punto di vista relativo, che è quello che ci interessa oggi, no, ci sono degli aspetti di noi stessi che... Quindi, la domanda che vi dovete porre è questa: conosco il disgusto? Sì, noi lo conosciamo, sappiamo dove andare a cercare all'interno di noi, vediamo una situazione che non ci piace, potremmo anche provare disgusto, va bene? In dei conti sto rispondendo alla domanda di prima, anche perché no, va bene. Bene, quando noi proviamo un'emozione e la osserviamo per quello che è, possiamo dire che la nostra anima ha già imparato a maneggiare quel materiale, non ha più bisogno di reiterare quel comportamento. Quindi non avete più bisogno di prendere questa via larga, mi capite bene? In quel momento allora si può lavorare sul disgusto trasformandolo all'ottava alta, e anche di questo vi ho parlato in alcuni incontri che voi trovate su YouTube, quando parlo dello sdegno e dell'indignazione. Penso di averne parlato proprio recentemente, e cioè il disgusto, che è questo sentimento di spiacevolezza molto spesso nei confronti dei comportamenti degli altri, si può trasformare in indignazione, e cioè all'ottava alta. Ma vi rimando comunque o domenica prossima, o comunque agli incontri che sono già stati fatti. Allora, è possibile che il numero 5 involva il numero 4, il numero 4 e il numero 3 via dicendo? No, no, non è possibile. Addirittura, a mio parere, anche quelli, spesso vi parlo di questa divisione dell'umanità in due, anche quelli che prenderanno la spirale discendente, comunque non perderanno niente, però vivranno in un ambiente in cui la difficoltà di realizzare se stessi è praticamente scomparsa. E devo dire due parole su questo. Avete presente la spirale discendente? Ne ho parlato al primo corso, sì o no? Ho Sì, parlato, non una lezione intera, ma ne no? Allora, esiste in questo momento ben preciso, ma sì, ne ho parlato anche, per esempio, quando ho fatto un incontro che si intitola Cosa succederà nel 2022 all'interno di te stesso, e in quello mi sembra di aver parlato con chiarezza di questa spirale ascendente, questa spirale discendente. Chiaramente non accontentatevi di seguire solo la domenica, ma so che non vi accontentate, e fate il giro un po' di tutto quello che vi interessa, perché fa tutto parte di questo mondo della logica spirituale, che non è, comunque vi siete accorti, non lo posso spiegare in un anno, in 2 anni. Quindi dovete fare questo lavoro, ma nello stesso tempo studiare e prepararvi su tutti quegli argomenti che sono collaterali, diciamo così, vedete? Va bene? Allora, è importante avere questa direzione, sapere dove si va, sapere come ci si comporta e sapere quindi che, per esempio, in questo periodo evolutivo noi abbiamo a che fare con due grandi spirali. Una che va verso l'alto, una che va verso il basso. Dirò solo due parole perché non posso tutte le volte ripetere tutti i concetti. La spirale che tira verso l'alto è quella di Gesù che dice: vi attirerò tutti a me.
e la spirale che va verso il basso è questa porta dell'inferno che si sta aprendo proprio, proprio in questo periodo e che trascinerà una grossa parte dell'umanità verso il basso. Quindi la domanda riguarda soprattutto questo andare verso il basso, ovviamente. Allora, tutti gli esseri umani che, tantissimi numeri 4, che in un modo o nell'altro saranno risucchiati da questa spirale discendente, non perderanno la loro apertura di coscienza. Ma cosa accade? Fino a qua mi seguite? Ci saranno dei numeri 5 che andranno verso il basso? Sì, è possibile. Fino a un certo livello dei numeri 5 è possibile andare verso il basso, cioè farsi attirare da questa spirale discendente. È possibile, fino a un certo livello. Poi da un certo livello in su non è più possibile. Però vabbè, non complichiamo le cose, altrimenti vi dovrei spiegare anche questo punto. Prendiamo un numero 4, quindi voi che fate un lavoro su voi stessi. Avete visto che ci sono diversi gradini di apertura della coscienza. Allora, per esempio, un ricercatore di buona volontà, che sarebbe il 4.5, giusto? Sì. Fabio? Il 4.5 l'abbiamo chiamato un ricercatore di buona volontà. Solo un esempio, non voglio entrare in questa cosa. Può passare a livello numero 6, che è il duplicatore. Qual è la differenza? Tanto il livello superiore contiene in sé il livello inferiore, quindi il livello 4.6 contiene in sé la buona volontà, non è che l'ha persa, chiaramente. Quando fate un gradino in più, tutte le qualità che avete sviluppato precedentemente sono tutte lì con voi. Lo so che sono cose banali, ma poi sono cose che vi sfuggono, no? Quindi il duplicatore contiene in sé, ha in sé la buona volontà. La buona volontà è una meraviglia, è la volontà di riuscire, di imparare, la curiosità a livello animico, è fantastico, ma non è questo l'argomento di oggi, ma seguitemi bene, quindi non perdo niente. Però sono un 4.5, voglio passare a un 4.6, non puoi i numeri, ma rispondo a questa domanda, visto che è stata fatta sui numeri, rispondo sullo stesso piano. Quindi, un essere umano di buona volontà, il gradino lo può fare per andare a 4.6, cioè cos'è il duplicatore? Il duplicatore è colui che si impegna con tutta la sua volontà a mettere in pratica quello che ha imparato. Questo è il duplicatore. Poi per certi aspetti c'è la parte interiore, la parte esteriore. Cosa vuol dire la parte interiore? Vedete, ho imparato la legge dello specchio, vi nomino quella perché oramai la conoscete tutti. Ho imparato la legge dello specchio, bene. Il 4.6, il duplicatore, si sforza di applicare questa legge 24 ore su 24. A volte ci riesce, a volte non ci riesce, a volte fa fatica, a volte lo trova subito, però questo lavoro lo deve fare, il 4.6 lo deve fare, e lo fa con passione, lo fa con gioia, perché sa che è uno scoglio che deve superare. A un certo punto deve essere rapidissimo nel trovare tutte le connessioni che ci sono col mondo esterno, qualsiasi cosa. Provi un sentimento negativo, subito lì, hai subito la risposta lì, e bisogna arrivare a questo per evitare tutto quel tempo e quelle energie perse in vano nel campo della meccanicità. Boh, allora, va bene. Fino a qua ci siamo? Cosa accade a coloro che prendono la spirale discendente? Ecco, qua seguitemi bene perché vi dirò qualcosa di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Spirale discendente, avete capito? Entreranno in questa specie di inferno in cui le condizioni saranno sicuramente diverse da quelle che stiamo vivendo adesso, cioè saranno peggiori di quelle che stiamo vivendo adesso, altrimenti non sarebbe una spirale infernale. Cercate di capire bene. In una condizione normale, ammettiamo che questa sia una condizione normale, è un attributo così un po', possiamo dare così, se esiste una scala di valori, il tempo che stiamo vivendo adesso possiamo dire che sia normale, non lo è, insomma, diciamo che sia normale. Ciò vuol dire che potrebbero esserci su questo pianeta delle condizioni migliori e potrebbero esserci su questo pianeta delle condizioni peggiori, cioè delle condizioni esterne. Sono importanti le condizioni esterne per poter imparare le cose? Indubbiamente sì che sono importanti. Perché? Perché tutti quanti noi desideriamo entrare in questo nuovo mondo? Perché le condizioni di vita saranno completamente diverse. Volete qualche esempio? Un bambino nasce e si trova nel mondo normale, il nostro.
quanti milioni di persone sono tarate nel cervello perché hanno avuto un'infanzia disastrosa? Quanti milioni di persone? Quanti milioni di persone si sono cuccati dei genitori che, poveracci, pur facendo il loro meglio, erano però tarati nel cervello anche loro? Non è così? Bene, perché desideriamo andare in un nuovo mondo? Perché sappiamo che i bambini del futuro avranno la possibilità di nascere in famiglie sane di mente, o no? E cosa vuol dire sane di mente? Naturalmente vuol dire genitori che sappiano comprendere i loro figli dal punto di vista animico. Cosa vuol dire? Dai, si potrebbe parlare per ore di questo, ma è talmente semplice da capire. Avete un figlio, se la vostra visione del mondo è una visione di personalità, beh, cercherete di fare di questo bambino un spingerlo verso risultati che siano relativi al mondo della personalità, lo capirebbe anche un fesso questo. Quindi studia, perché poi quando hai un titolo di studio potrai guadagnarti da vivere, ti potrai comprare la tua casettina, la tua macchinina, e insomma tutti gli esempi che volete, cioè spingere i bambini verso degli obiettivi che abbiano come finalità il mondo della personalità, oppure spingere i bambini a sviluppare i loro talenti. Beh, c'è una differenza enorme, no? Enorme. Quindi un bambino nasce e dice: ma io vorrei fare il poeta nella vita. Capite bene che i genitori gli vengono i capelli dritti, no? Dice: vorresti fare il poeta? Dice: aspetta un attimo che facciamo una riunione di famiglia. Dice: mio figlio vuole diventare un poeta. Boh, avete già capito, non mi fate parlare, avete già capito di cosa sto parlando. O la figlia che voglio diventare una ballerina. E ho capito, diventare una ballerina, però cosa mangi? Cosa direbbe qualcuno? Fabio, direbbe qualcuno, direbbe: vuoi fare il poeta, Fabio? No, va a lavorare. No, hai capito? Io lo direi. Anche tu lo diresti, lo so, che sei un tipo. Vedete, allora, è solo un esempio. Quanti esempi vi posso fare? Ve li potete fare da solo. Migliaia e migliaia di esempi di come noi siamo cresciuti, di come i nostri amici sono cresciuti, di come le nostre fidanzate sono cresciute. Non è così? E quanti problemi, quanti patemi, quanti complessi che ci facciamo, quante difficoltà che affrontiamo a volte per liberarci dal mondo della personalità. Capite? Quindi, allora, quando dico normale è solo per stabilire un livello zero, poi ci sono dei livelli migliori, noi vogliamo entrare in questo mondo futuro, e avete capito, la meraviglia del mondo futuro, in cui i bambini arriveranno, i genitori liberi finalmente, gioiosi, vuoi fare la ballerina? Che meraviglia fare la ballerina. Allora, ci siamo capiti. Ma esistono anche mondi più pesanti di questo. Per cui io ho descritto il mondo normale, avete capito? A zero, adesso siamo a zero. C'è una parte dell'umanità che andrà verso un mondo sotto zero. Allora le condizioni saranno infernali. Capisci, Carlo? Sto rispondendo alla tua domanda. Quindi, un numero 4.5 che... l'esempio che vi facevo prima, e cioè l'essere umano di buona volontà, che vuole duplicare l'insegnamento, avrà a disposizione l'insegnamento sotto? No? Già è difficile avere accesso all'insegnamento a livello zero, dove siamo noi, non è facile avere accesso all'insegnamento, però perlomeno abbiamo qualche libro, abbiamo qualche guida, qualche cosa, cioè, ci arrangiamo un po'. Abbiamo perlomeno il tempo e la possibilità di riflettere su quello che ci accade durante la giornata. A volte proviamo antipatia, proviamo disgusto, va bene, però poi ci mettiamo in riflessione a casa, tranquilli, e diciamo: ma cos'è questo disgusto? Possiamo vederlo, possiamo studiarlo. Vedete, la condizione zero. Ma quando voi siete all'interno di un'ipnosi pesante, quasi quasi vi farei fare un esercizio, una meditazione per entrare nell'ipnosi pesante, ma so che poi qualcuno di voi non ne uscirebbe, poi mi tocca mandarvi delle scosse elettriche. Ma cercate di immaginarvi senza entrarci, perché non è, primo non è facile, secondo non è auspicabile, lasciamo perdere, però voglio che abbiate solo l'idea di come potrebbe essere il vostro mondo. Sto parlando di te, sai che sto sempre parlando di te. Tu immagina la tua ricerca interiore, e se sei qua oggi vuol dire che la ricerca interiore ti appassiona. Beh, immagina un mondo più pesante, un mondo in cui il tuo stato di ipnosi, che c'è,
è un'ipnosi più profonda. E cosa sta accadendo in questo periodo evolutivo? Che tante persone, e le vedete, stanno cadendo in uno stato di ipnosi più profonda. E qual è la cosa peggiore di questa spirale discendente? Li vedete? Li vedete gli esperti televisivi? Vabbè, se non vuoi cominciare di nuovo tutti questi dementi televisivi. Ma li vedete che non riescono neanche più a imbastire una conversazione di buon senso? Capite le condizioni come cambiano? Non sottovalutate una conversazione di buon senso. Per esempio, adesso c'è questa divisione no pass, sì pass e così via, di cui non voglio parlare oggi, però questa divisione c'è. Ma che bello poter conversare con una persona che ha un'idea diversa dalla nostra a un livello normale, a un livello affettuoso, a un livello amichevole. Seguitemi, perché non è più complicato di così. Sto rispondendo alla domanda di Carlo. Non è una bella cosa, anche se l'altro ha un'opinione diversa dalla nostra, potersi comunque confrontare con affetto? Non è meraviglioso, non è così bello. Eppure sta diventando sempre più difficile questa cosa, e tanti di noi ci soffrono. Tanti di voi ci soffrono, vedo nei vostri post su Facebook, li guardo e vedo che comunque c'è questa sofferenza. E a volte addirittura si vede che questa sofferenza può, da questa sofferenza può anche scaturire qualche gesto di rabbia, di rifiuto, si sente questa cosa che è ben presente. E come mai? Come mai? Perché? Perché il fatto di non riuscire a comunicare con le persone che ci stanno intorno è comunque fonte di grande frustrazione, di grande dolore. Non c'è dubbio su questo. La vedete quindi come questa spirale discendente sta già prendendo piede e come rende la nostra vita più difficile? Mi spiego bene? Perché non è un piacere, direi anche una gioia conversare con un amico, non è gioioso conversare con un amico, anche di cose semplici, però guardarsi negli occhi, capirsi, cercare di capirsi, cercare di fare, di rendere uno complementare all'altro, è una delle cose più belle, l'amicizia, lo stare insieme. Eppure sta diventando un'arte, sta diventando una cosa assurda. Cioè un'arte, quella di cercare di capire gli altri, è una cosa assurda perché questa comprensione sta scomparendo, ve ne accorgete? Quindi si vede la spirale discendente all'opera, la vedete nella vita di tutti i giorni, adesso avete capito bene, perché le persone non sono più in grado di ascoltarvi, la vedete? Allora, queste persone che non sono più in grado di ascoltarvi, vi guardano, ma hanno già un pregiudizio enorme, per voi, per loro voi siete dei rimbambiti deficienti, non solo. Ma voi siete degli elementi pericolosi, siete degli untori, siete gente senza empatia, non è questo? Non è questo l'ambiente nel quale stiamo vivendo e che ci crea grande sofferenza? Lo vedete l'inferno sulla terra? Cosa accade allora? Lo vedi? Tu sei un essere umano di buona volontà e vuoi applicare il lavoro su te stesso. Esce la mattina, guardate bene, esce la mattina e dice che bello, oggi ho imparato delle cose, e ieri ho ascoltato una conferenza, una storia, che bello, mi è piaciuta tanto, oggi voglio applicare questa cosa. Quindi uscite di casa, per esempio, domani mattina, con un grande senso di gratitudine. Vi ho spiegato tante volte come la gratitudine sia un motore eccezionale per il risveglio interiore. Avere gratitudine per le cose, avere entusiasmo, avere gli occhi puliti, gli occhi ingenui, queste cose che vi ho insegnato tante volte. Ma cosa accade? Quando le condizioni peggiorano, voi uscite di casa con gratitudine, ma avete tantissime possibilità di incontrare le persone che solo vedendole, voi dite la gratitudine è scomparsa, perché vi trovate davanti a delle mummie, a degli zombie, degli zombie che una volta ci potevate parlare, non è così. Chi di noi non ha fatto questa esperienza adesso? Chi di noi non ha almeno un amico o due o anche a volte 100? E quelli che avevano 5.000 amici su Facebook adesso ne hanno 4.900 che sono andati fuori di testa, quindi c'è chi se ne accorge di più tra di voi. Beh, quindi uscite di casa e dite la gratitudine, che bello, in questo mondo si può comunicare, si può imparare, si può crescere. Cosa vuoi crescere quando l'altro ti guarda come se tu fossi un untore pericoloso? Fai fatica. Allora, anche qui quanti esempi vi posso fare, quanti esempi vi potete fare da soli. Vedete quindi come le condizioni del mondo esterno
ho capito che poi voi dite sì, ma in realtà la crescita non dipende dal mondo esterno, sono farlocherie. La crescita dipende anche dal mondo esterno. Capite cosa faccio riferimento? No? A quelle frasi, no, ma comunque sia sì, il mondo esterno, sì, comunque no, è vero in senso assoluto ancora una volta, ma in senso relativo non è affatto vero, ho bisogno di tempo per riflettere, ho bisogno di pace, ho bisogno di un po' di tranquillità per poter trovare all'interno di me stesso le risposte alle mie domande esistenziali. Allora, la domanda che è questa, ma è possibile che un numero 4 diventi un numero 3? No, resti sempre quello che sei. Ma le condizioni per crescere in consapevolezza possono diventare proibitive. Siamo capiti? Proibitive. Poi, ancora una volta, in senso assoluto, tra 10 milioni di anni, ecco, questo è importante che ve lo dica però. Allora, fino qua mi avete seguito? Avete capito bene? Non perdete niente, ma insomma, se all'esterno voi avete una melassa grigia di gente che vi detesta, e che vi denuncia, il vicino di casa che vi denuncia perché vi ha sentito ascoltare Bio Blu dal muro, ha fatto così contro al muro, ha sentito che ascoltate Bio Blu o Toscano, Francesco Toscano, no, allora telefono ai vigili vengono a casa vostra a ritirarvi l'apparecchio radiofonico. E questo è dove ci vogliono portare comunque. Beh, vedete bene che questo disgusto. È difficile lavorarci su questo disgusto perché sarebbe veramente, incominceremmo a essere trascinati anche noi in questa spirale discendente. Quindi fino qua avete capito bene come funziona. Ecco, adesso vi voglio dire quest'ultima cosa, sempre per rispondere a questa domanda, che è importante, cioè tra 10 milioni di anni, e dico una cifra a caso, in senso assoluto, comunque. Qualunque situazione oscura ci prenda, quando riusciremo a uscirne, e prima o poi riusciremo a uscirne, ci darà delle caratteristiche esistenziali, delle caratteristiche animiche che coloro che non sono caduti nella spirale infernale non potranno avere. Ve lo ripeto. Dal punto di vista relativo è meglio prendere la strada andare verso la consapevolezza, andare verso un mondo nuovo. Su questo non c'è dubbio e tutti quanti noi dobbiamo fare uno sforzo per entrare in questo mondo nuovo. Vabbè, ci siamo? Ma, perché qualcuno voi dice, sì, ma mio cugino, mia sorella che sta prendendo la spirale discendente, poverina, cosa fa, cosa non fa? E dite però, sì, però, insomma, cosa posso fare per lei? Allora, se puoi fare qualcosa, fai qualcosa. Se non puoi fare niente, stai comunque tranquillo interiormente. Perché dal punto di vista relativo si vedono queste persone che vanno verso il basso e che le vedi perché non capiscono più niente, vanno in un mondo di ipnosi sempre più profonda. E va bene, questo l'abbiamo visto. Ma attenzione, tra 10 milioni di anni, ed è una cifra che non vuol dire niente, quando noi rincontreremo queste persone, forse anche prima, ma cercate di capire bene. Queste persone avranno delle caratteristiche animiche che noi non possediamo. E sto parlando di caratteristiche animiche, quindi di caratteristiche all'ottavo superiore, di caratteristiche emozionali e mentali che noi non avremo. Cioè, paradossalmente, all'interno di un contesto in cui voi parlate di infinito, anche prendendo una spirale discendente, non si perde neanche un minuto.